Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Cartabiotrico. Anche in questa puntatona dal colore di retrocomputing parleremo di uno scontro mitico, Macintosh Plus contro Macintosh Classic. Quali dei due reperire per una collezione di retrocomputing? Attenzione gente, dei vecchi Macintosh della famiglia Motorola 68000, io ne ho già parlato. È meglio, a mio avviso, rintracciare un Mac LC630, che è l'ultimo dei moicani della famiglia 68000, perché il Macintosh LC630 di serie CD-ROM ha un disco fisso interno ATA, la CPU è un 68LC040 da 33 MHz, ma può essere facilmente sostituita con un 68040 pieno. Se però a tutti i costi volete avere uno storico Macintosh All-in-1, allora ecco, allora i Macintosh 128K, 512K e Plus sono hardware vecchi, sono collezionatissimi. Se ne trovate uno, specie un Macintosh Plus, oltre a costarvi un occhio della testa, sarà una macchina piena di problemi, con tastiere mezze guaste, disk drive rotti, alimentatori vicini ad incendiarsi, un monitor sicuramente prossimo a fulminarsi. Se recuperate un Mac Plus, che fu proposto in vendita dal gennaio del 1986 sino all'ottobre del 1990, ecco, se trovate un Macintosh Plus funzionante, solitamente connesso a un disco rigido SCSI Profile della Apple esterno, spenderete un occhio della testa ed avrete un hardware che dopo qualche volta che l'avete acceso, se vi va bene, ve lo ritrovate guasto. Ora, se non avete competenza, strumenti, spazio per fare manutenzione, avrete gettato i vostri danari dalla finestra. Meglio, molto meglio, rintracciare un Macintosh Classic. Questo fu posto in vendita dall'ottobre del 1990 sino al settembre del 1992. Il Macintosh Classic è una macchina meno vecchia, probabilmente di 6 anni al massimo rispetto al Macintosh Plus. Il Macintosh Classic è letteralmente identico come hardware al Macintosh Plus, ha solo alcune minime differenze. Il Macintosh Classic aveva di serie il disco fisso SCSI interno da 40 MB, mentre il Macintosh Plus non aveva disco fisso interno, ragion per cui di solito si trova annesso al Macintosh Plus un disco esterno Apple Profile, che avrà sicuramente molti problemi di funzionamento e sarà prossimo al collasso, ammesso che non abbiate già deciso di aprirlo e cambiarlo con un altro disco fisso SCSI meno vecchio. Il Macintosh Classic aveva di serie 2 MB di RAM sulla motherboard, mentre il Macintosh Plus aveva di serie solo 1 MB di RAM. Entrambe le macchine erano espandibili sino a 4 MB. Il Macintosh Plus fu venduto con un System 3.0, ma può essere aggiornato sino al System 7.0, ammesso però di avere 4 MB di RAM. Il Macintosh Classic fu venduto con System 6.07, ma può essere aggiornato sino al System 7.1, ammesso di aver 4 MB di RAM. Ora, entrambe le macchine hanno un 68.008 MHz circa, tastiere, disk drive e monitor in bianco e nero da 9 pollici, identici. Quindi, tirando le fila, se proprio volete collezionare un vecchissimo Macintosh All-in-One motorizzato da 68000, ecco, allora reperite un Macintosh Classic, che vi darà teoricamente meno problemi hardware, in quanto tutti i Macintosh Plus che furono venduti erano macchine business computing, avranno accumulato sul groppone una montagna di ore macchina di funzionamento lavorando negli uffici. Il Macintosh Classic
Invece, quando fu proposto nel 1990, cercava di coprire nell'assortimento Apple il segmento home computing per arginare lo strapotere di Commodore Amiga 500 e poi di Amiga 1200, ovviamente senza riuscire nel suo intento, in quanto il Macintosh Classic era una macchina obiettivamente obsoleta, aveva un monitor in bianco e nero, una modesta multimedialità, non era paragonabile nemmeno all'Amiga 1000, figuriamoci all'Amiga 500 o all'Amiga 1200, essendo il Macintosh Classic de facto lo stesso hardware del Macintosh Plus del lontanissimo 1986. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.